E torniamo a parlare dello sciopero di ATAF a Firenze sabato. Abbiamo fatto il punto con il sindacato, vediamo. Non ha creato troppi problemi al traffico sabato scorso lo sciopero di ATAF, complice forse anche la pioggia. Le richieste però rimangono. Voi avete detto adesso l'azienda ci deve ascoltare. Sì, l'azienda a questo punto non ha più scusanti, ovvero sia sulla salvaguardia dell'occupazione, pertanto dopo anche il sacrificio immenso fatto dall'amministrazione comunale nel ricercare quei 4 milioni di euro a fronte del taglio chilometrico del 1,5 milioni, l'azienda deve una volta per tutte certificare nero su bianco il fattore non esuberi, perché a quel punto lì la salvaguardia occupazionale deve partire tutta la discussione solo e soltanto da questa partita, per poi dopo affrontare tutte le tematiche rimaste evase, come appunto la sicurezza a bordo, la videosorveglianza, la garanzia dei mancati cambi, il rispetto dell'orario, perché sappiamo quando iniziamo, non sappiamo più quando finiamo. Ci sono tante partite, l'indennità mancata cantierizzazione, non pagata e riconosciuta ai distaccati, quasi oltre 134 persone da Sita, Busitalia oggi, da noi. Il passaggio, come recitava l'accordo del 20 di luglio, su base volontaria del personale da Busitalia in ATAF, insomma ci sono tantissimi punti rimasti ancora inascoltati, a partire, ripeto, dalla pregiudiziale che in ATAF non ci deve essere un solo esubero in azienda. Se l'azienda non si farà sentire, sarà di nuovo sciopero? È presto dirlo al momento perché è chiaro, è l'unica arma disponibile, però l'azienda, visto che a questo punto ha il dito puntato da parte di tutti, a partire proprio dall'amministrazione stessa, io riprendo le parole del sindaco Nardella, non può continuare a fare da sorta. Pertanto l'azienda ci deve ascoltare, ci deve convocare e deve ascoltare anche quelle che sono le richieste della cittadinanza, perché non ci possiamo e non ci potevamo permettere uno sciopero di 24 ore a ridosso della settimana prima di Natale.